E adesso Adele è arrivato il momento del progetto curato da Barbara Passerini con Voci dal Braga, perché sono iniziati i lavori per la messa in scena dell'opera dedicata a John Fante, che questo progetto, questo spettacolo si svolgerà il 1° di dicembre a Chieti, e Maria e Barbara sono andate a curiosare dietro le quinte per la preparazione di questo importante evento. Siamo qui oggi a Giulianova per Voci dal Braga. Giulianova perché qui si sta tenendo la prima sessione di prove per la messa in scena dell'opera John Fante, un'opera originale prodotta dal Conservatorio Braga. Sarà messa in scena il 1° dicembre al Teatro Marrucino di Chieti e oggi nasce quest'opera. Sono i primi colpi di scalpello in questo grande blocco di marmo che tirerà fuori un'opera meravigliosa. L'opera John Fante, con musica di Antonio Cericola, del maestro Antonio Cericola, e su sceneggiatura di Miloje Popovic, è una fusione tra arte e letteratura e musica abruzzese con ispirazioni fusion americane, quindi anche risonanze jazz e blues, insomma un'opera complessa, tutta da scoprire, e noi siamo qui proprio per quello. È un po' spinta in avanti, ma è tutto suonabilissimo, cioè non c'è nulla di non suonabile. Abbiamo filmato tutti? Se vai qualcosa. La musica quindi non cadere troppo in quella intenzione di nobilitare un testo che invece sta andando giù pesante. Allora finiamo il blues e poi lo rifacciamo, quindi lettera C. Non c'è mai fine a sta follia, è un deficiente quando deve fare qualcosa, si tira indietro. La prima prova di sala con il direttore e pianista e cantanti, ma tutti i cantanti hanno già lavorato per diversi giorni con il regista per costruire i movimenti scenici, naturalmente. E quindi questo per assemblare progressivamente il lavoro, così si lavora in teatro, quindi prove di regia, prove di sala, poi prove di orchestra, poi orchestra e cantanti, e poi finalmente si va verso gli assiemi, quindi le prove in cui tutto si fonde in un unico in un'unica soluzione per ottenere un suono condiviso, ecco. E, c'è un grande lavoro da fare, e, insomma, il prodotto musicale è prezioso e quindi ci stiamo dando sotto, ecco. Sei di Trento, Sì. John Fante.
tante. Oggi assistiamo a una delle prime prove. Come sta andando? Cioè, siamo a buon punto ad oggi. Primo di dicembre è un altro giorno, come diceva Rossella Oara, no? Domani è un altro giorno, anzi. Cosa ha trovato di più difficoltoso nel mettere in scena, nella costruzione di quest'opera? Ho trovato difficoltoso far quadrare un po' una prima, perché questo è un libretto, una musica fatta ex novo. Essendo fatta ex novo, nessuno l'ha rodata ancora e noi la dobbiamo rodare, perciò bisogna spingerla in certi posti, trattenerla in altri, amalgamarla in altri. Insomma, è una pasta fatta in casa per la prima volta, ecco. La cosa più bella dell'opera John Fante, secondo il regista. La cosa più bella dell'opera John Fante sono questi meravigliosi cantanti, soprattutto i ragazzi giovani, ma anche quelli non giovani, perché comunque quelli non giovani hanno la mia età, perciò siamo comunque giovani, diversamente giovani. Sì, sono loro. Sono stati bravi veramente, perché non è facile per loro, perché è in parte cantata e in parte recitata. Cosa ci aspettiamo il primo dicembre? Ci aspettiamo qualcosa di simpatico, divertente, qualcosa di gradevole, spero qualcosa di gradevole e forse una piccola celebrazione di questa terra, piccola perché la terra è grande, ma una piccola celebrazione sì, ogni terra meriterebbe una celebrazione. L'Abruzzo lo merita comunque, assomiglia alla mia regione un pochino. Che? Il Friuli, l'Alto Friuli, siamo gente di montagna, e siamo lontani ma abbastanza vicini per tante cose. Quella non funzionava, okay. Quella non funzionava, il resto funzionava molto bene, bella la scena quando è uscita. Impararla è bene, Cocco. Anche tu, un pochino. No, io la so. Tu la sai? Mi sembrava ogni tanto zoppicante, ma cioè, impressione mia. Poco spedito. Ah, poco spedito, ok. 5 minuti di pausa. 5? Adesso 5. 10. Facciamo 10. No, adesso è che abbiamo il coro, ragazzi. Sì, avete delle idee sempre geniali voi, si vede che siete cantanti, complimenti. Si vede che siamo del sud. Esatto. Sì, siete mezzi terroni, vi ho già detto. Siamo terroni, ci non siamo. Beh, terroni. Io mi prendo il mezzo, Io mi prendo il mezzo. Si lavora sempre in mezzo al guado, come si suol dire, perché i problemi ci sono, perché non essendo Braga un ente di produzione, ma si accolla un lavoro molto pesante, ovviamente. Abbiamo messo su il coro con dei ragazzi del Braga, purtroppo siamo in un periodo in cui c'è il cambio, no? Quindi molti sono andati via, altri devono cominciare, e quindi il coro è formato da 15 allievi interni e poi sono 15 aggiunti esterni che aiutano appunto nella produzione corale di quest'opera. La cosa più bella di questo lavoro, di quest'opera, secondo lei? Per quello che ho studiato io intanto di quest'opera, perché io sono diciamo agli inizi nelle prove di scena, ho studiato insieme ai ragazzi le parti corali, e la cosa bella che il maestro Cerico l'ha fatta appunto di utilizzare alcuni canti popolari storici della musica abruzzese, rivisitati ovviamente da lui e immessi in questo ambito, e cioè danno un colore ovviamente molto diverso rispetto alle opere che uno è di solito ascolta. Cosa ci aspettiamo il primo dicembre? Vedrete anche con le scene, con i solisti, man mano che si costruisce l'opera, e poi alla fine viene quello spettacolo appunto che si chiama opera lirica, che ha sempre il suo fascino, la sua magia che ci affascina e ci prende. Manuela Formichella, oggi siamo qui per le prove di quest'opera John Fante,
è all'inizio, ma come sta andando? Ci stiamo divertendo moltissimo perché ci sono dei contenuti nobili, devo dire, in quest'opera, però c'è anche divertimento, succedono delle cose particolari che scoprirete, ci sono storie d'amore tra amanti, ci sono personaggi buffi, grotteschi, per cui ci sarà da divertirsi, ma quello che vince alla fine è proprio l'unità ritrovata di questo paese, quindi i borghi che rappresentano proprio un luogo di incontro e anche di amicizie vere e che si era un po' perso in questo luogo, ci si ritrova invece alla fine con dei rapporti che diventano importanti per tutti e il paese ritrova l'unità che aveva perso nel tempo. La cosa che secondo te è più interessante di quest'opera? Ma innanzitutto è che facciamo vivere un borgo che esiste, un borgo del nostro Abruzzo, e che rappresenta un po' tutti i luoghi poco conosciuti e dimenticati in un certo senso. E invece questo paese ritrova vita grazie a, in questo caso, a John Fante, che pur non essendo del luogo, ma crea in tutta la popolazione, in tutti gli abitanti di questo borgo il desiderio che questo sogno si avveri, per cui veramente questa è la cosa particolare, che è un luogo che esiste, personaggi reali, viventi, che noi non abbiamo ancora incontrato ma che incontreremo alla prima di quest'opera, e quindi ci ispiriamo a loro pur non avendoli conosciuti grazie al testo e alla musica, quindi ognuno di noi diventerà un personaggio che però potrete trovare nei vicoli di Torricella, quindi io vi invito anche a visitare Torricella e magari a vedere se siamo poi riconoscibili, se c'è differenza tra noi e quelli che andiamo a interpretare. Come va, ragazzi? Benissimo. Non male. Quante ore di prove? Abbiamo perso il conto. Siete qui a provare tutti i giorni, sino alla messa in scena, tante ore di prove. Il pianista lavora dall'inizio alla fine. Praticamente sì. Per fortuna in realtà siamo tre, però ci siamo divisi le settimane, quindi io faccio questa settimana, gli altri sono venuti la settimana scorsa. Però poi ci siamo tutti alla recita in teoria. È molto stimolante per noi anche a livello di studio, per cui ci dà la possibilità di unirci fra di noi e di sperimentare nuove emozioni comunque anche nell'insieme, ed è bella la popolarità, il fatto che sia ambientato in un paese così carino e così bello. La parte recitata vi mette in difficoltà? Sì, un po' così, perché noi siamo abituati a cantare e non siamo stati pronti per questa cosa, però per fortuna abbiamo bravi insegnanti che ci aiutano sempre, ci danno la mano, abbiamo anche possibilità, una fortuna, cantare insieme ai nostri maestri, professori, quindi grande fortuna veramente. Entusiasmo in tutti noi, perché questo è chiaramente un inedito, no? È la prima volta che quest'opera viene debuttata, è stata scritta appositamente su un libretto molto interessante che ha questo argomento su John Fante, questo scrittore americano che avrebbe avuto i natali quindi in Torricella Peligna. Ovviamente la storia è di fantasia, però noi ci stiamo divertendo moltissimo. Tra l'altro è un'opera in cui ci sono tanti personaggi che rappresentano gli abitanti di questo paese, dove la storia vale la pena forse accennarla un po', no? Praticamente questo paese che rischia
causa la desertificazione verso altri lidi, di perdere la municipalità, e quindi invece il sindaco, con l'aiuto di tutti i cittadini, pensa di far leva su questo argomento, che quindi ha dato i natali a Gionfante, per ricreare tutto un ambiente, la casa di Gionfante, il museo eccetera, e quindi per cercare di non perdere quindi questa municipalità. Questo, diciamo, progetto comune hanno ritrovato questo la ricostruzione di una comunità, intorno a un sogno, comunità montana, intorno ad un sogno. La musica di Antonio Cericola sottolinea molto bene proprio questi diversi stati d'animo, a volte c'è un rimando a un musical, a volte c'è proprio poi ci sono i noti Abruzzo Me, quando la Fia Me faceva i sagni, Vola Vola, naturalmente tutti rivisitati, insomma, in una chiave un po' diversa, ma insomma io credo che questo spettacolo sorprenderà. E aspettate, per voi rimescolate un po', però l'atteggiamento è quello di sto parlando per voi. Scusate, io essendo basso, questa volta entro di qua, cioè più basso si crea più là, se devo cantare con il coro non è quello che è più là, no? È un'opportunità che ci siamo dati vicendevolmente con il conservatorio, perché loro comunque hanno chiesto la disponibilità nell'utilizzo di una sala comunale che fosse stata spaziosa e ampia per accogliere l'orchestra, i cantanti, gli attori e tutta la messa in scena. E per noi di Giulianova, comunque del comune di Giulianova, per i cittadini è un'opportunità quella di avere, credo per la prima volta, le prove di un'opera lirica, della messa in scena dalla prima nota fino alla prova generale, quindi credo che per noi sia anche una bella opportunità. Le prove sono comunque aperte al pubblico, quindi anzi io invito pubblicamente sia i cittadini, i ragazzi, un invito che abbiamo aperto e apriremo, riconfermeremo anche alle scuole, perché è importante. Io in questi giorni sono venuta qualche volta ed è davvero originale, perché normalmente siamo abituati a vedere il risultato finale, invece qui si vede proprio passetto passetto tutta la messa in scena. Magari anche con le braccia in alto. Tutti noi, dai, rivediamolo, tanto male non vi fa, no? Dai, l'ultima volta, partite subito, Evviva, evviva, evviva la vita, evviva, evviva, che tutti noi, evviva, evviva, evviva la vita, evviva, evviva, che tutti noi, evviva. Allora, teniteli su questa braccia.